Salve a tutti, da Giuseppe Ragostino, siamo qui con l'Alcatel 807D e il Nokia C6. Adesso realizziamo un breve video, solo di 2-3 minuti, in condizioni di luce serale, quindi praticamente illuminazione cittadina e buio, per quanto riguarda ovviamente eventuale illuminazione serale. Abbiamo realizzato delle foto e dei video di giorno, abbiamo realizzato anche ovviamente delle foto di sera, solo che ovviamente con l'807D le foto di sera, sì, insomma, meglio lasciar perdere. Per quanto riguarda i video di sera, qualcosa, insomma, dal display si riesce anche ad apprezzare. Per quanto riguarda invece il flash di C6, funziona discretamente bene. Pubblicheremo delle foto sia con che senza flash, tanto capirete sicuramente quali sono con flash e quali senza. E pertanto, insomma, speriamo di far cosa gradita. Ecco. Io noto un deciso salto in avanti ovviamente da parte di C6 rispetto a 807D. Ricordo comunque che parliamo di due fasce di prezzi diverse. In ogni caso vi facciamo appunto un video realizzato con una camera da 5 megapixel e un video con la camera dell'807D da 2 megapixel. Nel momento in cui passiamo a illuminare un soggetto come questo, che è decisamente meglio illuminato rispetto alla strada, vedete che la qualità stessa dei colori, piuttosto che anche del contrasto stesso, insomma, è apprezzabile. Diciamo che l'807D, quando ha utilizzo, diciamo, della videocamera, può essere utilizzato solo così, proprio al limite. Nel momento in cui invece illuminiamo una strada su fondo buio, come potete vedere, in fondo non si vede praticamente nulla, quando invece a occhio umano qualcosa si riesce a percepire. Dopo un pan rapido anche al buio, comunque la ripresa del fuoco è discreta. Io ovviamente parlo più che altro apprezzando il video che si vede appunto nel display del telefono e un paio di prove che abbiamo fatto prima di fare questo video demo. Adesso cerchiamo di mettere a fuoco l'orologio, giusto così per chiudere. Come vedete l'ora è tarda, diciamo che la demo video termina qui, non c'è altro da mostrarvi. Detto ciò vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale TV così da non perdere questi e altri approfondimenti che realizziamo per voi e vi invito anche a seguirci attraverso il sito formobiles.info così da non perdere nemmeno quegli approfondimenti che noi pubblichiamo ma che non finiscono sul canale TV perché non sono dei filmati. Detto ciò, vi saluto, ci vediamo online, a presto, da Giuseppe Ragostino.